È sempre un piacere per me. Sto parlando. Cosa posso fare per te? Dove. Avevamo sentito parlare a lungo della bestia nei gelidi abissi del fiume. Ora volevamo vederla e sconfiggerla. Kabaskan Draxin. Un drago maledetto che dimora nell'acqua. Riesci a immaginarti una creatura più disgustosa? Così affilai la mia ascia in attesa di trovare il ricchissimo tesoro di cui tanto si parlava. Guardala! Per sicurezza voglio essere pronto a mollare gli ormeggi al primo avviso. Tutti a bordo, Daniel Tonto? Non ti capisco. Le cacce al tesoro non vanno mai a buon fine. O trovi uno scrigno vuoto, o finisci per romperti il collo inciampando in qualche posto buio. Sì? Ma di cosa si tratta? Cosa posso fare per te? Fino al ginocchio. Il buon Forgrim sarebbe piombato qui alla velocità della luce se avesse sentito odore di sangue di dragone. Sì. Sì. Per l'imperatore! Sì!
succede? Ah! Lì, Disfind! Che? Sì? Attaccate! Al tuo servizio. Sì? Sagnaza! Che? Sì? 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 Sagnaza! Sì! Sì! Arrivo, arrivo! Hai? Sì? Ora è tempo di andare alla ricerca dello strumento del cuore di Sanraya, il suo Yama, come lo chiama lei. Cosa? Sì? E Orla?
Cosa desideri? Devo obbedire a chiunque tenga questa lampada tra le mani. Ah, finalmente qualcuno ha trovato la lampada. Fantastico viaggiatore. E hai un compagno. Credo che gli darò uno sguardo. Vuoi venire con me? Bella nave, non c'è dubbio. Grazie per avermi salvato dalle grinfie di quella bestiaccia. Vorrei farti un dono in segno di ringraziamento. No, non sono quel genere di genio. Mi hai confuso con qualcun altro. Ma ti insegnerò un incantesimo che potrai usare per chiamare uno dei miei fratelli in tuo aiuto. No, mi dispiace. I miei poteri non arrivano a tanto. Funziona così. Coloro che sanno lanciare incantesimi tra i tuoi accompagnatori potranno chiamarci usando l'espressione Yallagin. Così accorreremo in vostro aiuto. Non c'è di che. Ora mi godrò la mia ritrovata libertà e darò uno sguardo da vicino a alcune nuvole. Divertiti nel tuo viaggio. E non dimenticare, siamo in debito con te. Sì? Ai? Hai liberato il gran fiume da un altro orrore e hai trovato il leggendario tesoro del drago acquatico. E nelle leggende si parlerà del tuo arrivo con la Talaria. Scommetto che volevi dire qualcosa. Cosa posso fare per te? Dove stiamo andando? Mostramelo. Sì? Ma di cosa si tratta? Cosa posso fare per te? Oh, che tristezza! Girtash è morto! Che perdita terribile! Alla luce delle circostanze, la tassa di Girtash ora è abolita! Tutti ne trarranno beneficio!
comprate in memoria di un grande nano. Svendita! Offerta speciale! Svendo tutto in ricordo del buon vecchio Girtash! Dimmi. Cosa? Posso esserti utile in qualche modo? Sono un libro aperto, chiedi pure. Amo il sapore di quelle bacche. 3 soldi per la bacca. È più di quello che valgono. Ma quelle cosette mi piacciono così tanto. Forse questo è il mio giorno fortunato. Ecco il denaro. Attenzione! Sta crollando tutto! Abbiamo bisogno di... la povera pompa dell'acqua! Sono sicuro che era soltanto un po' rotta. Nessuna macchina merita un tale destino. Berrò alla salute del crollo! Salute! Grazie per averci salvato. Saremmo morti se avessimo seguito di nuovo Girtash. Anch'io! Un urrà per te, Baroshem! Spazzapozzo! Triste, vero? Sì, molto!
hai il mio Yama. Lo sento. Oh, tenerla ancora fra le mani, sentire il suono delle stringhe. Mi hai restituito una parte di me. Ti prego, accetta questo amuleto. Sì? Al tuo servizio. Mi fa piacere che tu abbia fatto ritorno dalla grotta. Yallick e Salm stavano già valutando se salpare senza di te. Sto parlando troppo, di nuovo. Cosa posso fare per te? Dove stiamo andando? Mostramelo sulla mappa. Sì? Ma di cosa si tratta? Cosa posso fare per... Sono contenta che usciamo tutti allo stesso tempo. Credi che Arend ce la farà senza di noi? Certamente. Siamo i suoi migliori lottatori. Arn non ha bisogno di noi. Le cose gli andavano bene già prima che arrivassi. Questo è vero. Spero che la nave arrivi presto. Se fossimo andati via terra, ora non staremmo qui ad aspettare. Non si può percorrere a piedi una distanza del genere. Soprattutto con delle gambe così corte. Ah, ripeti se hai il coraggio. Ma dai, stavo solo scherzando. Sì, certo. Mi fa piacere vederti. Abbiamo deciso di accorrere alla chiamata di Tronde Torbenson e trasferirci a Torvald. Dicono che stia reclutando eroi disposti a esplorare le terre vergini di Orkland in cerca di una spada perduta. Una barca ci avrebbe portati fino a Davina lungo il grande fiume, ma Tragash soffre di mal di mare. Quella barca era una bagnarola e il suo legno era marcio. Di sicuro sarà affondata da qualche parte. Codardo! Ah, chiudi il becco! Tragash Agua Shalnadar. Ora hai un nome nuovo. Se non stai zitto, sarai tu ad affogare. Silenzio! Sembrate dei bambini, tutti e tre. Io non ho paura e lo dimostrerò. Ho intenzione di montare sulla prossima barca diretta ad Avina. Ecco! Sarà un'avventura indimenticabile. Spero ci rivedremo un giorno.
decidere fare viaggio con amici. Lottatori forti, amici buoni. No, no, nave, noi aspettare. Io no dimenticare te. No? È così. Di cosa vuoi parlare? No? Questo è evidente. Soffro di mal di mare. Allontanati da me! Soffro di mal... Non ti sfugge niente, eh? Mi fa piacere vederti. Ho abbandonato l'ordine per sviluppare le mie abilità in combattimento affrontando vari rivali. Ma ho già fermarti. Sì, tu andare. Sì, strada a finire qui. Ci cammino. Ecco, tu uomo nano. Uomo nano, no troll. Tu andare da altra parte. Certo, noi conoscere lui. Ispas essere nostro amico. Ma lui non dire niente di uomo nano. Tu, no passare. Sì, lui essere, sempre dare premio a noi. Lingue di Zeg, lingue di Zag. Lingue dolci, tu portare lingue dolci. Dimostrare noi che tu, amico di mago. Sì, dolci, buone. A noi non importare. Volere passare, portare lingue dolci. Essere così buone.